Ciao, io sono Johnny 95 e oggi ci troviamo su 100 Dollar Challenge 2. Allora, piccolissima premessa per venire avanti. Sto utilizzando un telefono alternativo per registrarvi dei video. Riuscirò probabilmente a registrarvi una serie alla volta, se non cioè, sapete che no, che sul canale c'è, in questo periodo c'erano come nuove serie 100 Dollar e 3 Encounters World. 3 Encounters World ci ho provato un attimo e non mi va un po', cioè non riesco a caricarmi il precedente salvataggio, quindi devo vedere perché sicuramente all'inizio non voglio riprendere, ci vuole un sacco di tempo per fare progressi. E allora sono andato su 100 dollari e ho detto finiamo questa serie, la finiamo sul canale, così la poi ne iniziamo delle altre, però farò una serie alla volta. Poi questa settimana, se riesco, vi carico un altro video da telefono. Poi ditemi se si sente bene l'audio, perché io su questo telefono non so come funzioni. Magari poi lo sento anche per conto mio, ma nel momento in cui sto registrando non posso perché sto registrando. E niente, cioè fatemi sapere se tutto va bene, perché io ci sto provando il più possibile a registrare i video e poi però dovete fare anche la vostra parte, mi raccomando. Poi più avanti, adesso sto preparando dei progetti, quindi ci sarà una serie, ritornerà una serie che appunto l'ho annunciato nello speciale 1000 video, che sto facendo dei progetti, so che sono abbastanza lunghini a fare le cose in quel gioco, ci vuole un po' e quindi ho bisogno di tempo, però quando arriveranno gli episodi naturalmente non saranno forse assicurato un episodio a settimana, può darsi che siano a intervalli regolari. Ok, detto questo, se c'è qualcosa da spiegare lo spiego mentre andiamo avanti. Nello scorso episodio, che è passato circa un mese da quando mi si è bloccato il telefono, quello che uso di solito, questo qua è un alternativo che ha la batteria che non funziona benissimo, però per registrare i video 10 minuti ce la dovrei fare. Allora, ho visto questo qua, no? E vi avevo chiesto nei commenti come avrei dovuto risolvere, perché io sinceramente non avevo capito, no? Vedevo 1, 2, 3, 4 e poi oggi magari faremo non so quanti livelli, vedremo un attimo. E poi vedevo 2, 8 e non capivo con questi due indizi quale fosse la password. Poi ho capito, il secondo è l'8, il secondo numero è l'8, quello ho capito. Quindi se noi andiamo in altri punti, tipo, ecco, tipo qua, il primo numero è 3. Primo in romano e 3 è il numero normale, 6, 4, quindi sarebbe 3, 8, e poi c'è un altro numero e poi c'è un 6 e l'altro dove sta? L'altro è il 3, non lo vedo però, eccolo qua. Sull'albero, uno in basso e uno sopra. Ok, quindi 3, 8, 2, 6. Siamo nella zona dei pirati. 3, 8, 6, 2. Come no? Sbagliato, aspetta. Sbagliato. Ho la soluzione, ma non riesco a fare lo stesso. 3, 8, 2, 6. Ecco, infatti. Neanche con la soluzione riesco a farlo, ma neanche. Vabbè, comunque 21. Ok. Comunque questo 100 ore è comunque a tema storico, cioè ogni. Cioè gli avvenimenti ci sono. Questo è una specie di testo nell'angolo. Allora, c'è la freccia in alto gialla, quindi presumo che si debba partire da quella lì e si deve arrivare alla chiave. Quindi partiamo da quella gialla, che indica verso il basso in obliquo, quindi la freccia. E poi vabbè, non so di in che posizione sta, quando clicco lo vedete. Poi ci sta questo qua a destra, quello in alto, passo, avevo questo qua di zag, fatto, 21, questo era abbastanza easy, 22, vabbè, adesso il tasto della registrazione. Riesco a registrarvi comunque una serie alla volta perché non ho spazio. Devo fare la figura.
bene, e poi devo girare la figura dall'inizio. È una specie di simbolo del passato, appunto questo. No, devi fare l'altra parte. Così. Perfetto. Fatto. Dovrebbe essere così il simbolo. O l'ho fatto male? No, forse è al contrario. Aspetta. Calma. Perfetto. Ecco, esatto, era il contrario. Vabbè, io che ne so, cioè, lo compongo e basta, non è che posso fare un altro puzzle. Questo è un pezzo di puzzle. Ah, le devo scambiare. Ma posso cambiare in ogni posizione? Allora è già più semplice. Ma non devo girarli, no, i pezzi, quindi sono, questo è un angolo sicuro. Questo qua è in basso. Questo è in alto. Gli angolini, prima facciamo gli angoli, che sono quelli più facili comunque da tenere. Ok, stiamo componendo la figura. Ok, ci manca l'ultimo. Ok, questo con i centrali. No, manca questo qua. E adesso con i centrali, che bisogna cambiarli di posto. Vabbè. Fatto. Quanto siamo? 7 minuti. Andiamo avanti. L'audio spero non sia troppo né l'audio del gioco né l'audio della mia voce, quindi vediamo, magari poi mi piano regolo, come ho fatto su CTR, se l'ho regolato. Dalla terra fino al cielo praticamente. Sarebbe questo? Quindi sotto ci sta il pesce nell'acqua. Qui ci sta il gatto. L'aquila. E la luna. Facile. Intuibile facilmente. Poi magari scrivetemi nei commenti se... No, ok. Scrivetemi nei commenti se preferite, se ogni tanto vi carico due video di GTR per velocizzare la serie, se no andiamo sempre giorno sabato come GTR. Qui c'è un 5. Bilancia, penso, credo. 2 e poi c'è il simbolo dei pesci. Ah, quindi devo mettere l'orologio. Ah, devo girare, ok. Allora, due bilancia. E l'altro qual era? No, due era il pesce. 5 bilancia. 2 era pesce. E bilancia 5. Quindi io farei con le lancette, metterei uno sui pesci e uno sulla bilancia. Così semplice. Va bene. No, magari l'audio è un po' basso, che ne dite? No, alziamo un pochino. Questo cosa devo fare? Devo mettere la password, quindi. Ah, le mi sta suggerendo i pezzi in ordine. Quindi io devo, tramite puzzle mentale, dovrei riuscire a farlo. Un 3. L'altro non lo capisco che numero sia. C'è un 5. E c'è una specie di 7. C'è anche un 3 davanti, dopo. Allora, c'è un 3. 5, 7. 3, 5, 7, 3. No, non è giusto. 10 minuti. Questo qua di fianco la serve. Ah,
possiamo spostarlo. Ah, ok, dobbiamo mettere in ordine proprio. Veramente me lo stai dicendo? Devo unire i pezzi. No, questo non ci sta. Andiamo. Ci sta questo? Sicuro? Cinque. E poi ci sta il 7 qua, credo. Questo non è un 3, è un 8. È un 8 secondo me. Aspetta. Mettiamo su tutti i pezzi. Questa è una specie di 3. Penso sia 3, 5, 7, 8. 3, 5, 7, 8. No, quindi 8. 5, 7. No, aspetta, 8, 5, 7, 3. No. Non capisco. Ci fa questo per forza. Devo fare così. Ah, 3579. 3579. Ah, ok. Va bene, ho il veto di 1. Un po' di lettere, giusto un pochino, sempre a tema pirati, penso. Ok, questo da spostare, si spostano le lettere. Ah, devo prendere le lettere giuste e metterle là sopra. Qu quanto tempo siamo? 12.34? Riusciamo a fare anche questo? E c'è una A, R. E poi c'è un L. Fatto. Ok, adesso da cliccare a lettere. Semplicissimo. Livello 28. Zona di pozioni. Siamo Harry Potter per caso. No, va bene, comunque. Io direi di stopparmi qua. Il prossimo episodio lo facciamo la prossima settimana. E se per caso lo volete prima, lo scrivete nei commenti. Se no, teniamo l'episodio una settimana. Che poi questa settimana, se riesco, vi carico l'ultimo episodio di Castle Clash. Che magari, perché l'ultimo ve lo spiego poi nel video di Castle Clash. Perché l'ultimo, cioè, do la mia spiegazione perché quello sarà l'ultimo episodio. Non lo faccio adesso perché altrimenti andiamo a dilungare il video e non voglio perdere troppo tempo. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un bel like. Un commento, ditemi la vostra opinione, se c'è qualche problema, se è registrato bene, se c'è qualcosa che posso migliorare. Sono a vostra disposizione. Condividete il giro, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per ricevere la notifica e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto!